Ciao ragazzi e benvenute in questo nuovo video. Anche questa volta il video è completamente dedicato al pubblico femminile. Vi avevo chiesto in un video precedente se volevate vedere dei video che riguardavano un po' più in generale lo star bene con se stessi, il prendersi cura di se stessi, il benessere in generale. Mi avete detto di sì, quindi magari inizierò a fare dei video di questo genere. Se mi seguite da molto tempo, probabilmente avete già visto questo video perché già l'ho fatto in passato, però siccome la cosa di cui parlo all'interno di questo video a me sta molto a cuore e tendo a consigliarla a tutte le donne, siccome appunto il canale è cresciuto, voglio rifare nuovamente questo video per consigliare a tutte le nuove ragazze che mi seguono il prodotto appunto di cui vi parlo in questo video. Seconda premessa, prima di iniziare a parlare appunto del prodotto in questione, in questo video si parlerà di mestruazioni senza nessun tabù. Ci insegnano da quando siamo piccole che oddio, non dobbiamo dire che abbiamo il ciclo. Oh mio Dio, una cosa se no, ragazzi, ce l'abbiamo tutti, cioè tutte ragazze. Questo video riguarda solo le ragazze, quindi devo parlare al femminile. Ce l'abbiamo tutte, non è un tabù, cioè è una cosa che abbiamo tutte. I problemi riguardanti il ciclo ce li abbiamo tutte, quindi non dovremmo essere così spaventate di parlarne, di dire oh, ho il ciclo, non lo so, mi sento male, ho fatto questo. Cioè, è una cosa normalissima, tutte le donne del mondo ce l'hanno, quindi impariamo magari a non essere così spaventate appunto di parlare di questo argomento. Ci tengo a consigliarvi tantissimo il prodotto di cui vi parlo in questo video perché è una cosa che a me ha letteralmente cambiato la vita. Vi spiego meglio. Da quando siamo piccoline ci insegnano ad utilizzare assorbenti interni o esterni che essi siano. Io non uso più assorbenti da 3 anni, 4 anni, non so neanche più da quanto tempo, non so neanche come sia fatto un assorbente. Non mi ricordo per quale motivo ho dovuto mettere un salva slip, tipo non so quanto tempo fa, e mi sentivo come se portavo un pannolone. Lo so, fa ridere. Però non sono davvero più abituata a portare assorbenti e sono contentissima per due motivi. Uno, perché fa bene all'ambiente. Pensate quanti assorbenti consumiamo in un anno e quante siamo in tutto il mondo. Pensate che tutto questo spreco di carta, di plastica che vengono utilizzati per fabbricare gli assorbenti, non riesco a parlare in questo video, iniziamo bene. Comunque potrebbero essere evitati. Seconda cosa, portare gli assorbenti sia esterni ma soprattutto interni non è un granché per la nostra salute, può essere in alcuni casi anche pericoloso. L'assorbente è un qualcosa che rimane umido, bagnato, perché ovviamente si bagna con il sangue che esce dalla nostra ciocia, come diciamo, no, mi dite se è una cosa che si dice solo a Roma, se è una cosa che dico io o se è una cosa che si dice anche da altre parti, non lo so, l'hanno sempre detto così. Non so se è una cosa che si usa proprio a Roma o se viene utilizzata anche da altre parti, sono curiosissima. O magari ragazze, fateci sapere com'è il vostro modo nella vostra regione di dire ciocia in altri modi, e sarebbe davvero curiosissimo e divertente. Stavo dicendo, l'assorbente rimane bagnato. E calcolate tutto ciò che rimane bagnato fa prolificare funghi e batteri. Capite che l'assorbente, stando a contatto con la nostra ciocia, stando a contatto con la nostra vagina, non è proprio il massimo perché può farci venire dei funghi e dei batteri che altrimenti non avremmo avuto. Se riuscissimo ad evitare di utilizzare assorbenti, capite che sarebbe tanto di guadagnato per la nostra salute. La cosa che utilizzo io, e questo video non è in alcun modo sponsorizzato, io avevo anche scritto alla casa in questione se poteva interessargli fare un video dedicato a questo prodotto, non mi hanno proprio cagato, non mi hanno risposto. Io lo faccio perché comunque è una cosa che secondo me può essere interessante per tantissime di voi. Io utilizzo da tantissimi anni la coppetta mestruale. Che cos'è? Ve la faccio comparire qui perché non posso farvela vedere in questo momento, visto che ce l'ho indossata proprio adesso, così tanto per parlarne. La coppetta mestruale è questa cosa qui, che è fatta, io quando ne parlo mi dicono, oddio, che cos'è? Avete presente un ovetto Kinder? Ecco, tagliategli un pezzo, quella è la coppetta mestruale. È praticamente una coppetta fatta in silicone chirurgico che deve essere inserita all'interno
diciamo quasi come un assorbente interno che però non va ad assorbire il sangue ma lo va a raccogliere. Che cosa succede? La coppetta è fatta in questo modo, il sangue ci va all'interno, voi poi la togliete, la sciacquate e la rimettete all'interno. In questo modo la coppetta non rimane bagnata, non fa prolificare batteri, non fa nulla di strano, va semplicemente a raccogliere il sangue e poi voi la sciacquate e la reinserite. Parliamone un po' meglio. Questa coppetta può essere indossata sia di giorno, sia di notte, sia quando fate sport, sia, non lo so, quando andate al mare e avete il costume. È un qualcosa che scompare completamente. Cioè, io vi ripeto, non porto neanche il salvaslip e posso, non lo so, tirare sulla gamba, posso saltare, posso ballare, non mi dà assolutamente fastidio. È una cosa che, essendo morbida, è come se diciamo accompagna un po' il movimento del corpo e non si sente assolutamente. La cosa buona della coppetta, inoltre, è che siccome è fatta in silicone chirurgico, può essere anche fatta bollire in modo da essere disinfettata. Poi la risciacquate, non so, con acqua e sapone e potete nuovamente riutilizzarla. La coppetta, quando vi arriva, ha una sorta di piruletto sotto che serve semplicemente ad adattarsi alla lunghezza di quando la inserite, cioè in alcune donne la coppetta verrà inserita più su, in altre donne la coppetta verrà inserita più giù, dipende semplicemente dalla fisionomia di ognuna di noi. Quando la acquistate, dovete tagliare quel pezzettino a seconda della vostra preferenza, a seconda di quanto sale la coppetta, cioè quel piruletto serve soltanto per aiutarvi a tirarla fuori. Il mio consiglio è di non tagliarla subito, di non tagliare subito tutto quanto quel pezzettino, ma inserite la coppetta, tagliatevi a un pezzettino. La ritirate fuori, cioè la ritirate fuori, tagliate un pezzettino, la reinserite fino a che non arrivate alla misura giusta del pezzettino del piruletto che dovete tagliare. Calcolate che deve completamente scomparire, cioè fuori non deve rimanere nulla. Non è una cosa che deve uscire, deve toccare la mutanda, non si deve assolutamente sentire. Come funziona realmente questa coppetta? Diciamo che funziona quasi come una ventosa, cioè quando voi la inserite, la dovete piegare. Vi dicono, quando l'acquistate, c'è una sorta di libretto che vi spiega come fare. Dovete schiacciarla a metà e piegarla a metà. In questo modo, cioè praticamente la coppetta è fatta in questo modo, dovete schiacciarla a metà e piegarla ancora a metà, e in questo modo riuscite ad inserirla all'interno. All'inizio sicuramente non sarà così facile perché dovete un attimino capire come funziona. Una volta che la inserite, la lasciate, la coppetta fa cioè praticamente si apre da sola. Il mio consiglio è, quando la inserite, ruotatela leggermente, in questo modo sentirete se la coppetta è realmente aperta. Se non è realmente aperta, quando la girate, la coppetta si aprirà da sola. A me, in così tanti anni che la porto, è successo un paio di volte di macchiarmi perché probabilmente non si era aperta bene, poi ho scoperto questa questa tecnica, volevo dire tattica e tecnica, non riuscivo a dirlo, e appunto non mi è più successo. Quando dovete sfilarla, la potete decidere voi in base al vostro flusso ogni quanto sciacquarla. Ovviamente, se ne avete tanto, potete sciacquarla 2-3 volte al giorno, se ne avete poco, potete sciacquarla 1-2 volte, non lo so, quello dipende da voi. E poi ci andate a dormire la notte come se portasse un assorbente, appunto per la notte. Quando la sfilate, non dovete soltanto tirare, ma dovete praticamente infilare un dito fino a che sentite il bordo della coppetta e dovete schiacciare la coppetta. In questo modo la coppetta non fa più da ventosa con le pareti, ma appunto andate a schiacciare una parte e la sfilate tranquillamente. La potete svuotare direttamente nel WC, potete svuotarla nel lavandino, nel bidet, come vi trovate più comodi, e l'andate a reinserire e sta tutto a posto così. Quali sono i vantaggi della coppetta? Allora, a parte, prima di tutto esistono due misure. Una è per le donne che hanno partorito, una è per le donne che non hanno partorito. Non so esattamente quali siano le differenze, se una è più morbida, una è più rigida, una è più larga, una è più stretta, non ne ho idea. Però quando l'acquistate,
calcolate che dovete stare attenti a prendere quella per le donne che hanno partorito e quella per le donne che non hanno partorito. I vantaggi della coppetta, oltre a essere estremamente igienica, come vi dicevo prima, e oltre ad essere fantastica per l'ambiente perché non c'è nessun tipo di spreco, ad essere eccezionale per il vostro portafoglio perché voi l'acquistate una volta nella vita e poi, non lo so, la ricambiate dopo tanti anni quando proprio si rovina. Io la utilizzo forse anche di più di 3 anni, forse sono 5-6 anni, non neanche mi ricordo perché ormai è diventata una cosa talmente naturale per me che non ci faccio più caso. Sì, calcolate che forse sono 5 anni. La ricambiate quando volete, però potendola disinfettare è una cosa che potete davvero utilizzare per tantissimi anni. Il prezzo dipende quale prendete. Io ho acquistato la Moon Cup, che dovrebbe essere quella originale. Se riesco a trovarla su Amazon vi metto il link qui sotto così potete acquistarla direttamente, e costa all'incirca 30 euro. Capite quanto è molto più economica rispetto agli assorbenti. Pensate quanto spendete ogni mese per comprare ogni tipo di assorbente, dal salva sleep all'assorbente per il giorno, all'assorbente per la notte, a quelli interni quando andate al mare. Cioè, quella dovete comprarla una volta e basta. Altro vantaggio che non è assolutamente da sottovalutare è che è come se io non avessi il ciclo, cioè anche quando ho il ciclo è come se non lo avessi. Vi spiego il motivo. Oltre ad avere, non so, magari pancia gonfia, mal di pancia e queste cose che ovviamente non possono essere evitate dalla coppetta, non vedo nulla. Cioè rimane tutto all'interno. Io vedo sangue soltanto quando vado a sciacquare la coppetta, ma sulle mutande non c'è assolutamente nulla. È come se io portassi le mutande normalmente per tutto il resto del mese. Anche, non lo so, i problemi di oddio, sono macchiata, mi guardi se sono macchiata, se mi sono sporcata dietro. Cioè, ragazzi, per me non esiste più questa cosa. Io mi dimentico anche di avere il ciclo nei momenti in cui non sento mal di pancia, fastidi o cose del genere. Mi dimentico di averlo perché non vedo più niente. Non ho la paura di sporcarmi, non ho la paura che se mi siedo e magari l'assorbente si piega in modo strano o si sposta leggermente, allora poi devo stare attenta perché sennò mi macchio. Oddio, non posso mettere i pantaloni bianchi, non posso mettere dei pantaloni attillati perché se no si vede che magari porto l'assorbente. Cioè no, ragazzi, non esiste più niente. È qualcosa di fantastico. A me ha davvero cambiato la vita perché nei giorni in cui ho il ciclo mi comporto esattamente come se non lo avessi. Faccio sport nello stesso identico modo di quando non ho il ciclo, proprio perché non devo stare attenta che se faccio gli addominali, se faccio gli squat, se vado a correre, ho l'assorbente che poi mi si sposta e può succedere qualcosa di brutto, posso macchiarmi, non so, non, qualsiasi cosa vi possa venire in mente, per me non esiste più, perché capite che tutto il sangue rimane all'interno e tutti i problemi che possono derivare dal fatto del sangue che esca fuori non esistono assolutamente più. Cosa negativa della coppetta è che ovviamente dovete avere le mani pulite. Siccome dovete infilare le dita all'interno della vagina, ovviamente le vostre mani devono essere pulite. Su questo non si discute, quindi se magari state tanto tempo fuori casa perché lavorate lontano, perché lavorate full time tutto il giorno, magari può rimanere difficile utilizzarla se non avete un bagno con un lavandino davanti o con un bidet vicino. Perché calcolate che quando voi tirate, a parte il fatto, vi ripeto, che dovete avere le mani pulite, quando tirate fuori la coppetta dovete sciacquarla e ovviamente se non avete il lavandino davanti o il bidet vicino può risultare difficile sciacquarla. Quando la reinserite dovete sciacquarvi sotto perché ovviamente un po' del sangue può essere scivolato fuori in quel momento, quindi per evitare di macchiarvi mutande e pantaloni dovete ovviamente sciacquare tutta la parte del sangue che in quel momento è uscita fuori. Quindi la reinserite, vi sciacquate, potete anche acquistare la carta igienica, quella che si può buttare anche nel WC, la trovate insomma dappertutto nei supermercati, e il problema è risolto.
Se lavorate in posti in cui non vi è possibile fare questo, capisco che la cosa può diventare complicata, proprio perché, vi ripeto, dovete avere un posto dove sciacquare mani e coppetta vicino a voi. Questa è l'unica cosa negativa, se vogliamo dire così, di questo strumento. Quindi spero che questo video non sia davvero troppo lungo, ma ci tenevo a consigliarvi questo prodotto. Fidatevi di me, provatelo. Magari le prime volte può risultare scomoda, le prime volte vi consiglio di mettere un salva slip, perché comunque dovete capire come applicare la coppetta, dovete capire come tirarla fuori. Ricordatevi di non tirarla così, ma di fare quella roba della ventosa, perché altrimenti la coppetta non si tira fuori. Però ci sono tutte le spiegazioni all'interno della scatolina che comprate. È davvero facilissimo applicarla e tirarla fuori. È una cosa che può davvero cambiarvi la vita, può cambiarvi la serenità in quel periodo del mese, proprio perché non dovete stare con l'ansia di controllare ogni secondo se è uscito qualcosa, se dovete andare a cambiarvi, anche se, non lo so, vi cambiate ogni X ore, però in quel momento per le successive 2 ore non riuscite a cambiarvi, non succede nulla, perché rimane tutto dentro. Non è come l'assorbente che si riempie e dopo che si è riempito tutto il sangue trasborda fuori. No, non succede quello, rimane tutto comunque all'interno. Quindi anche se non riuscite a cambiarvi per quelle X ore successive, non è una tragedia, perché comunque tutto ciò che di solito esce fuori rimane all'interno di voi. Spero che questo video possa esservi utile, fatemi sapere se proverete questo prodotto, se ne eravate già a conoscenza, chi lo utilizza, magari scriva un commentino qui sotto di come si trova, se anche lei consiglia questo prodotto, insomma fateci sapere anche quali sono le vostre esperienze, per me sono super positive e vi consiglio di acquistare la coppetta originale, la Moon Cup, che credo sia una delle prime uscite fuori, per evitare di prendere coppette pagandole meno, che però possono funzionare male. Quindi questo è tutto, se il video vi è piaciuto ricordatevi di spolliciare all'insù o di iscrivervi al canale. Vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao!